Sarà credenza popolare o è poi vero che la carne cruda fa buon sangue? Certamente il fatto che la carne sia di colore rosso ha sempre fatto pensare che da questa derivasse un buon sangue, ma in realtà per avere sangue abbiamo bisogno di ferro. Il ferro è presente in tanti altri alimenti, anche non solo di origine animale. Di certo l'utilizzo del limone sulla carne favorisce l'assimilazione della vitamina B12, che è uno dei componenti fondamentali per il nostro organismo e per costruire anche il pigmento del sangue. Quali caratteristiche devono avere le carni da consumare crude? Per acquistare la carne, la prima cosa da guardare è il colorito roseo, brillante, non opaco, sta a testimoniare che il prodotto è appena stato fatto, è appena stato prodotto. Perché? Perché abbiamo dei gusti diversi a seconda che sia una carne affettata, fettine sottili, la rende tenera, molto appetibile e nello stesso tempo stimola la masticazione e i succhi salivari, oppure una carne trita dove abbiamo un po' l'esplosione della fibra muscolare e quindi escono tutti i succhi e ha un gusto completamente diverso da quella che può essere la fettina, oppure la carne alla tartara, che è un battuto di carne al coltello dove la fibra rimane più intera, più rappresentata e il gusto quindi cambia. La ricetta sarà quella che poi ci permette di aumentare, di addizionare altri gusti. Nel carpaccio il classico è il formaggio grana insieme alla rucola, quindi verdure che devono essere sempre presenti sulla nostra tavola, mentre la tartare alla francese prevede di addizionare tantissimi altri ingredienti, dall'uovo al brandy, che vanno a arricchire un gusto come quello di un'ottima carne bovina. Oltre all'ottima qualità delle carni, per condirle è preferibile scegliere un altrettanto ottimo olio. Olio extravergine di oliva, che è base della dieta mediterranea. Sapete come dentro all'olio di oliva ci sono tantissime sostanze che fanno bene al nostro organismo: acidi grassi poliinsaturi, tiene sotto controllo il colesterolo, ha profumi che ci permettono di utilizzarne poco rispetto alla quantità. La cosa importante è che dal settembre del 2008 abbiamo una legislazione che tutela il consumatore permettendogli di sapere da dove viene l'olio. In questo momento quindi il consumatore si ritrova con un olio che in vendita, che ha sia le etichette vecchie, quindi non può sapere da dov'è la provenienza, ma anche un olio nuovo dove può ritrovare o le diciture 100% italiano, quindi è un olio che è stato le cui olive vengono da raccolte italiane e anche il frantoio in Italia, oppure oli dove viene dichiarata la provenienza comunitaria o extracomunitaria e anche dove è citata la zona dell'estrazione di questo olio. Per tutti i condimenti ricordate che l'olio ha 9 kcal per grammo, quindi moderate la qualità sfruttandone il profumo.